John Borno, ragazzi, John Borno. John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, probabilmente mi vedrete un po' una merda e mi sentirete anche peggio. Però oggi il computer e la videocamera hanno deciso di fare le bizze e quindi niente, siamo messi così. Però, insomma, ci tenevo a portarvi questo contenuto. Ragazzi, ma che cazzo di mercato sta facendo la Juventus? Ma che mercato sta facendo la Juventus? Ma che ha deciso? Ma che ha deciso? Allora, già ha preso Vlahovic. E già per questo, secondo me, quest'anno è regina del mercato. Perché non è cattiveria, ma hai preso probabilmente il miglior calciatore possibile sul mercato. Non dite tipo Haaland non è possibile. Quindi ha preso il miglior calciatore, secondo me, possibile sul mercato. E ora Zaccaria. Ora, mo ci arriviamo, mo vi dico tutto quello che c'è con Zaccaria, eccetera. Parte che rosico, ma prima di iniziare vi invito a scaricare OneFootball. Quella che mi andate a vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio, ma hanno inserito anche gli highlights di Serie B, quindi se non l'avete fatto vi invito a farci assolutamente un salto per dare un'occhiata. E inoltre vi invito anche, cioè no, vi invito a scaricare OneFootball, ma potete farlo anche tramite il codice QR, il QR code. Vi basterà prendere il vostro dispositivo cellulare, andare ad inquadrare con il QR code, appunto, e avrete la possibilità di scaricarlo direttamente sulla vostra app, cioè sul vostro cellulare dall'app. Quindi mi raccomando, scaricate OneFootball anche tramite QR code oppure dal link in descrizione se non l'avete ancora fatto. Detto questo, a parte Rosico, perché lo voleva tanto la Roma, era perfetto per il nostro centrocampo e invece pare molto vicino alla Juventus. Diciamo che lo porto un po' come voce di mercato, poi se dovesse diventare ufficiale, ma secondo me lo diventerà tra domani e dopodomani, ne riparleremo. Però ragazzi, c'è già l'accordo con il giocatore e stanno limando le ultime cose con la Juventus. Quindi l'accordo con il giocatore già c'è, accordo totale con il giocatore. E bisogna un attimo arrivare al sì con il Gladbach, però ci siamo. Cioè siamo in una situazione in cui la Juventus è a tanto così da prendere Zaccaria. E per me qualora succedesse farebbe un colpaccio pazzesco. Perché vi dico perfetto per il nostro centrocampo? Che tipo di giocatore è Zaccaria? Allora, innanzitutto è fisico ed è esattamente il calciatore che chiede José Mourinho e invece va alla Juventus. Qualcuno dirà: sì, ma avete preso Oliveira, non eri tanto contento? Indubbiamente. Però, ragazzi, Oliveira è un centrocampista offensivo. Quindi è uno che può giocarsi sulla tre quarti, è uno che nei due di centrocampo può fare quello poco roccioso, quello un po'. Poi bravo anche bravo in interdizione. Però la sua specialità sicuramente non è l'interdizione. Se vedete casino qua per terra, ragazzi, è perché ci stanno i lavori, quindi ogni giorno c'è fanga su fanga, non posso farci nulla. Fatto sta che sostanzialmente il discorso è questo, cioè il discorso è relativo al fisico. E quindi io l'avrei preso molto volentieri e invece dovrebbe tecnicamente andare alla Juventus. È un giocatore assolutamente fisico e questo aiuterà tanto la Juventus, secondo me, qualora lo prendesse, perché Arthur è ottimo, però non è quel giocatore che serve alla Juventus rispetto che Zaccaria. Cioè, ad Allegri innanzitutto non piace, ma soprattutto è un giocatore un po' più arzigogolato, diciamo così. È un calciatore assolutamente più di qualità. E essendo di qualità, essendo un calciatore di qualità, serve meno a quello che gli chiede Allegri. Quindi serve meno al gioco massiccio, serve meno sulle seconde palle, serve meno sui raddoppi. Arthur è un giocatore di qualità. Ma mi rimetti a fuoco cortesemente? Vabbè, Arthur è un giocatore di qualità. E essendo di qualità, oggi niente, oggi ho deciso così sta telecamera. Oggi ragazzi va così, vabbè, vi parlo ugualmente. Essendo prettamente di qualità, è quindi un giocatore che negli schemi di Allegri ci sarebbe alla perfezione, ci starebbe veramente veramente bene negli schemi di Allegri. Ma non solo, lui ragazzi può giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 4, in un centrocampo a 5. Questo che cosa vuol dire? Che lui può giocare sia con i due di centrocampo che con i tre di centrocampo e soprattutto centrale, cioè lui centrale ci sta alla perfezione, mentre vedo un po' più largo Arthur, magari giocare come mezzala per me sarebbe perfetto se decidessero di tenere Arthur e di far giocare Zaccaria in mediana, secondo me sarebbe veramente perfetto. Per me vendere Arthur o comunque cederlo è una cagata, perché Arthur qualitativamente gli dà una mano in un centrocampo con un giocatore come Zaccaria, che comunque è un signor calciatore, che comunque diciamo riempie quel vuoto che ha lasciato magari e che lascia Arthur in campo a livello fisico. Per me insieme possono funzionare, che è una meraviglia, con Locatelli dall'altra parte e quindi con il centrocampo a 3 e quindi con McKennie che entra a partita in corsa e spacca tutto con inserimenti eccetera. Quindi gioca tranquillamente in un 3-5-2, in un 3-4-3, in un 4-4-2, sempre comunque centrale, può giocare quindi nei due di centrocampo, può giocare anche come mediano, vi dicevo. Gioca davanti la difesa e sta cosa è appurata.
Arthur fa fatica fisicamente, qualità va bene, però Zaccaria è un'altra cosa. Anche se, vi posso dire la verità, io da romanista, se dovessi scegliere a livello assoluto e non a livello di funzionalità, mi prenderei tutta la vita Arthur. Cioè, per me, per quanto mi riguarda, Arthur è un futuro fenomeno. Cioè, io la penso così, cioè, se Arthur torna al Barcellona, diventa tipo Iniesta. Cioè, per me, raga, so che è una cazzata che sembra una cazzata oggi, perché lo vediamo in Italia e fa mediamente cagare, ma Arthur, secondo me, è un possibile futuro fenomeno. Poi dipende sempre da come lo gestisci. Mentre Zaccaria è un gran bel giocatore, a molti ricorda Vieira. Io lo vorrei paragonare comunque a quello che è stato un mostro sacro nell'ultimo periodo calcistico, ovvero Yaya Touré. Però comunque è uno che tregge il centrocampo da solo, ragazzi. Non sottovalutate ad esempio il lavoro che faceva Yaya Touré al City, dove il City giocava con Yaya Touré e con due mezzali che erano trequartisti. Quello giocava praticamente con i due trequartisti, le due ali, la punta, 5 attaccanti e un solo centrocampista difensivo. E non è assolutamente scontato, è altissimo, alto 1,91 m, quindi è una branda praticamente. E tra l'altro, tra le varie peculiarità del giocatore, potrebbe giocare anche come centrale di difesa. Quindi, qualora la Juventus riuscisse ad affondare colpo, centrale di difesa non sarebbe male per niente. Ovviamente non arriverebbe per giocare centrale di difesa, però metti che un giorno, visto anche il fatto, secondo me lo prendono anche per quello, visto il fatto che Chiellini e Bonucci hanno l'età anzi, l'età di Cristo gli piacerebbe, ce l'hanno molti di più. Rugani sta dando una mano, però comunque resta pur sempre Rugani. Se una volta vuoi giocare con De Ligt e con Zaccaria per assenze, lo puoi fare. Ovviamente non arriva per quello, però comunque è una cosa in più. Non vi aspettate gol, perché di gol non ne fa, segna veramente poco, guardate un po' i gol che ha fatto, ne fa pochi, ma perché, vi ripeto, è un lavoro diverso, è un lavoro oscuro, è un lavoro dove lui fatica, 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 ma non va magari vicino alla porta, si gioca lontanissimo dalla porta, però fa un lavoro pazzesco davanti alla difesa, un lavoro di pulizia di palloni veramente pazzesco. È bravo nel primo tocco, quindi non sbaglia passaggi, ogni tanto capita, però raramente sbaglia passaggi in disimpegno, sa dribblare, quindi sapendo dribblare, insomma, può anche uscire da situazioni particolari. Certo, deve essere bravo a non incaponirsi, perché se poi dribbla davanti alla difesa con nessun altro centrocampista vicino, quindi nel 4-3-3 dribbli davanti alla difesa, perdi quel pallone e prendi gol. Però devi sapere quando dribblare, però comunque ti aiuta ad uscire da determinate situazioni difficili. Recupera tantissimi palloni, è bravo anche nei duelli aerei, ma come non esserlo quando sei alto 1,91 m? Se non prendi la palla di testa sei un mezzo deficiente. Lui comunque la palla di testa la prende, e questo gli va dato di merito. Io ve l'ho paragonato a Vieira, ho letto gente che lo paragonava a Vieira. Io non l'ho paragonato a Vieira. Forse a me ricorda un po' più Yaya Touré, un po' più alto. Quanto era alto Yaya Touré? Forse non era un pochino più basso, non lo so, non mi ricordo. Però a livello di pulizia di metà campo, per me è molto più Yaya Touré. L'accordo con il giocatore già c'è, quindi io ve l'ho detto, ve lo ripeto, l'accordo con il giocatore già c'è. E il giocatore ha detto sì, l'offerta della Juventus è 3 milioni l'anno, quindi una cifra manco altissima, non bassa, però manco altissima per le cifre che girano, per 3 anni. E secondo me qua la Juventus fa un colpaccio, perché Zaccaria non è il Vlahovic di centrocampo. Cioè, il Vlahovic di centrocampo sarebbe tipo Pogba, perché comunque è un colpaccio clamoroso, mentre Zaccaria è un'offerta di mercato. Vi ripeto, poteva venire tranquillamente alla Roma, è stato molto vicino dal venire alla Roma. Poi la Roma ha virato su Oliveira, probabilmente Oliveira era il primo, anche perché è costato molto di più, quindi era il primo diciamo obiettivo. Il secondo era Zaccaria, tant'è che spesso Mourinho, poi quando è arrivato Oliveira, ha detto: non credevo riuscissimo ad arrivare a Oliveira, non credevo riuscissimo ad arrivare a tanto, non credevo riuscissimo ad arrivare ad Oliveira. E infatti comunque già si era fatto nella sua testa l'idea che sarebbe arrivato Zaccaria, e invece è arrivato Oliveira. Io avrei preso entrambi, vi dico, anche perché mi paga di poco, poi deve andare via Diawara, deve andare via, cioè abbiamo solo Cristante e Veretout, quindi nel senso capite che abbiamo poca roba, ora abbiamo preso Oliveira, eccetera, però è un'altra storia, Villar è andato via. Comunque, invece il problema qual è? Ma è minimo il problema, cioè secondo me già domani o dopodomani, ragazzi, si parlerà di ufficialità. Poi, se non si dovesse parlare di ufficialità, vabbè, tanto questa è una voce di mercato, però per me non è una voce di mercato, c'è cioè una voce di mercato molto più avanzata. La Juventus offre 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore più 2 di eventuali bonus. E voi direte: ma perché così poco? No, in realtà per me può valerne tranquillamente 25. Ma questo tra 6 mesi va a parametro zero, e ha già detto che non rinnoverà il contratto. Visto che mancano 2 giorni alla fine del mercato, la Juventus prova a fare l'ultimo colpaccio di mercato, prendendoselo senza prenderlo a parametro zero. Perché se già c'è l'accordo, la Juve non cambia un cazzo, 6 mesi in più, 6 mesi in meno. Certo, gli cambia perché magari arriva in Champions con Zaccaria in questi 6 mesi, perché gli dà una mano in mezzo al campo. Però il Gladbach comunque lo perderebbe a parametro
chilometro zero, quindi tanto vale incassare. La Juventus offre 5 più 2, la cifra che chiede il Gladbach è 8 milioni. Quindi capite bene che i 5 più 2 si avvicinano molto agli 8 milioni, perché in totale fanno 7. Però il Gladbach dice: guarda, io il giocatore te lo do, però già sai benissimo che per me è molto importante il giocatore, quindi io te lo do. Ne faccio meno per 6 mesi, che comunque farebbe comodo, però voglio 8 milioni subito. E la Juventus continua ad offrire 5 più 2. L'accordo è vicino, cioè basta veramente che la Juventus magari offre 6 più 2, 7 più 1, e secondo me accettano, perché poi o comunque che offre 5 più 3 o 6 più 2, però comunque quei due sono tipo il raggiungimento della Champions League e le 15 presenze di Zaccaria in totale con la maglia della Juventus. Bonus veramente, veramente semplici. Poi la Champions, manco, la Champions in 2 anni magari, 6 mesi e poi l'anno dopo. Quindi obiettivi molto, molto semplici, che ovviamente, oppure alla prima presenza di Zaccaria in Champions con la Juve, quindi anche meglio. Obiettivi molto semplici che però porterebbero soldi nelle casse del Gladbach qualora il giocatore fosse quantomeno presentabile, quantomeno decente. L'unica piccolezza è che pare che la Juventus voglia prima piazzare Bentancur e poi prendere il giocatore. Per me è una cazzata. Cioè, vi dico la verità, io fossi la Juventus proverei a ripartire con il centrocampo con Zaccaria, Arthur, Locatelli, McKennie, Bentancur. Forse mi dimentico qualcuno, sicuramente mi dimentico qualcuno. Locatelli, Bentancur, Zaccaria, Arthur. Vabbè, comunque l'idea è quella di fare fuori quando scade sto caso il contratto Ramsey e Rabiot. Fine. Hai fatto fuori Ramsey e Rabiot, terrai Bentancur perché comunque può far bene in un centrocampo rodato. Zaccaria perfetto in mediana con, vi ripeto, Locatelli e con Arthur, secondo me come mezzali, tanta tanta roba, anche perché Locatelli fa un lavoro di qualità ma di quantità. Arthur fa un lavoro prettamente di qualità. Avere un centrocampista di quelle qualità a centrocampo secondo me ti dà un plus pazzesco. Hai Zaccaria dietro che fa tutto quel lavoro che ti chiede, che chiedevi ad Arthur, che non sapeva fare ad Arthur e che tuttora non sa fare. McKennie a partita in corso ti spacca tutto. Bentancur è un ottimo panchinaro. Ramsey e Rabiot, ragazzi, non so buoni manco per cazzo, quindi loro per me vanno tolti. Per quanto riguarda gli altri, invece, io ripartirei da quel centrocampo là. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Io vi ringrazio per aver visto il video, mi dà tantissimi mi piace. Buon cielo all'alene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, ragà.